Attenzione, attenzione! Ci rivolgiamo a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri gentili e affezionati ascoltatori. Attenzione, papà, mamme, parenti! La Stella Film bandisce un grande concorso. Cerca una bambina. Una bambina dai 6 agli 8 anni. Una graziosa bambina italiana. Portate dunque la vostra bambina alla Stella Film, uffici di Cinecittà via Tuscolana, chilometro 9. Potrà essere la vostra e la sua fortuna. Thank you.
di poter vedere le vostre bambine come certamente voi desiderate, con calma, tranquillità, ci vediamo meglio, vero? Bene. Comandante da Parigi, andiamo. Andiamo? Andiamo, avanti, sì. Beh, forza. Fa gloria, avanti la prima bambina. Avanti la prima, su. Avanti la prima bambina, coraggio. Cosa sai fare tu? So fare l'imitazione di Betty Gable. Ma brava, vedi un po', vai. And not you know it like and me by another side and me by the finger in his mind. And now we to my love, it's on the cabin, my little guy. And the flower is in the house. Molto bene. Brava, cominci presto, quanti anni hai? 11. Ah, brava, dai il numero, eh? Bene, avanti l'altra, via l'altra bambina, presto. Fare silenzio laggiù. Andiamo. Bene. Zitto, quel bambino. Cosa fai tu? Arrivano i nostri. Brava, perfetto. Canta, arrivano i nostri, via. Arrivano i nostri a cavallo di cavallo. Bene. Arrivano i nostri con un vecchio generale. Molto bene. Ha preso il braccio. Vuole il cappello. Molto bene, chiari. Dagli il cappello, vai, più dagli il numero, vieni. Avanti l'altra. Arrivi tutti. Vai a far silenzio laggiù. Brava questa è una cinesina. Silenzio. Silenzio. Vado davanti, sono tre ore che ti sto a cercare. Che ci andava a casa senza di te? Guardali come ti sei combinata! Guardali come ti sei combinata! Alzati un po' in piedi! Ti debierebbe a schiaffi, debierebbe! Ti animo! Guardali! Mannaggia che roba! Guardali che roba! Diventa matta pure dalla tromba perché al cavolo! Mamma che mamma! Cosa ha fatto di male la bambina, signora? Che ha fatto? Mi ha fatto venire mal di gore. È mezz'ora che la sto a cercare per Cinecittà. Ma non ci fanno più entrare, sei contenta, mo? Ah, siete qui per il concorso? Siamo per il concorso, sì, guardate come mi sei ridotto. Mi pare San Lazzaro. Vieni qua che ti metti. Beh, io se dovessi portare una bambina al concorso la lascerei così. Ah, così sì, come così si zozza, trova. Bella. Beh, ma sono più belle così, spettinate e sporche, sono più simpatiche. È simpatico lei, è simpatica, che... abbia pazienza. Ha un bel musino la bambina. È fotogenica. Poi ha due begli occhi. Vedere? Veramente due begli occhi. Meno male. Te piassero almeno, andiamo, va. Oddio mio, ma non mi orizzonto più. Che come sei fatto? Sono al 5, mi pare. Che è il 5? Al teatro numero 5. E come ci vado? Non capisco più niente io qui. Messi cammi, l'accompagno io. L'accompagna lei? Sì. Che gentile, che è. Grazie tante, andiamoni. Poi a casa fammi conti. Ah, questa è la bambina che si era persa, eh? Allora la signora può passare di qua. Te lo dice lei? Senta, io avevo portato pure delle fotografie. Che dice, ha fatto bene? Carina. È proprio carina la bambina, eh? Beh, aspetta, sono tutte carine le ragazzine, eh? Sì, tutte carine. Però io preferisco le madri. Beh, sì. Senta, scusi se le do un consiglio. Guardi che la seconda volta l'esame sarà un po' più severo e queste fotografie non serviranno molto. Un po' bruttine? Un po' bruttine, sì. Sarà meglio farle più grandi, più belle e andare da un fotografo che sia un artista. Ho capito. E vabbè, ci Se vuole le do un indirizzo. Come no, magari? Lei va al mio nome. Sì. A Novazzi. A Novazzi. Sì, Alberto Novazzi, sono io. Sì. Il fotografo sta in via Quattro Fontane 14. Quattro Fontane 14. Lei vada, lui vedrà. È proprio un paterno. Ci vado, come no? Io la ringrazio tanto. Si immagina. Non ho parole per ringraziarla. Arrivederci. Allora, posso entrare? Sì, di qua, si arriva subito in teatro. Se non trovavo lei, è stata proprio una fortuna. Auguri per la bambina. Di ciao. Ciao. E tu non allontanarti più, eh? Per carità, la tengo stretta. Sì, va bene. Arrivederci. Arrivederci, signora, di nuovo. Incidente chiuso, è chiuso. È la
bambina che si era perduta. Ah, quella che si è... Il nome è Roberta, non lo sa. E che ne so, qui dietro, io, questo è il paese, lo sapete. Dove la trovo? L'ho trovata vicino alla vacca. Signore, faccia un po' di silenzio, per favore. Fotografo, ti preoccupi, il fotografo. Basta un po' di silenzio. Dove l'ha trovata? Vicino alla vasca stava a pescarsi, figuri un po'. Ah, sporcata. È sporcata tutta, io ho caricato per tirargli il vestito. Che ruccia. Non fa niente, gli guardi la faccia. Come ti chiami? Nacca. Maria. Bene, la fucilata. E Maria come? Maria? Zacconi. Zacconi? No, 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 perché c'ha la c'ha il Zagai un pochetto. Ah, e allora come si chiama? Cecconi. Cecconi, brava, ripeto, Maria Cecconi. Maria Zacconi. Ah, noi Zacconi. Vuol dire, sarà una bella cosa per lei, signore. Bene, senta, quando io ho parlato, lei non c'era perché la trovava la bambina, cercava la bambina, ma io ho detto che la bambina deve essere sui 7 anni, non meno, Signor Blasetti, c'ha 7 anni, c'ha. 7 anni, e lui è un po'... No, come, la trova piccola? Mi pare, ogni, no? Sarà il vestito che l'abbassa un pochino. Ma, Stiano, zitti. Oddio, oddio, veramente, veramente, Stanno non è cresciuta molto, Stanno, ecco, bravo. Senti, dio un po', bambina, cosa ci racconti tu? Fai balli, canti, cosa fai? Venezia. Fai Venezia. No, ma così non capisce il signor Blasetti, amore mio, Venezia, la poesia su Venezia. Ah, bene, sì. Su, via, dici Venezia. La l'ho sentissima. Come no? Venezia l'ultima, ora è venuta, lustre, ma tu sei venduta, volvi in Puglia, banzi, manca, sul ponte, sempre bandiera bianca. Brava. L'hai insegnata lei, signora. No, qui no, l'hai insegnata lei. È una stella. Ma anche a Natale l'ha detta così bene, io assicuro. L'hai insegnata lei. Sarà per lei, se vede. Poi lo sa che ti dico, muoviamoci, non c'è tempo da perdere. Sono le 2 e saliamo sullo stadio così tardi. Lo troviamo pieno di gente, stanno in piedi come tanti pesci. Beh, io... Cerchiamo di sbrigarci, no? Lo sa che ti dico, Fran, mi sono scocciato, non me va più da venirci. Come sarebbe a dire? Non vede a vedere la partita. Ma Bruno, ma lo senti che sta dicendo questo? Non dico niente di strano, lo sa che sono preoccupato. Questa è da stamattina che è uscita e si è portata appresso pure la ragazzina. Che ne so perché in bianco, non me va, Franco, non insistere. Ma come te l'ha detto, vado a fare l'iniezione a Monteverde, da un'amica sua. E dopo che si è andata? Vorrei sapere che convenienza c'è a farsi iniezioni a Monteverde. Lo so. Il tram, oggi è domenica, 20 lire a na, 20 lire a tornare, poi pure la ragazzina paga la tariffa intera. E a me lo dici? Tua moglie è toccata, diglielo che è toccata. E tu, Franco, piede il cappello, amo. Lo vedi che hai fatto? Sto baccalà ride sempre. E che rido sempre? E beve del caffè. E me la votai il tempo? Non lo vedi che è bollente? Ah, ma lo sai che ti dico? Che quella bisogna lasciarla perdere. Tanto vuol fare tutto di testa sua. E tu fatte rispettare. Ecco, fatte rispettare una volta per piacere, sa. Sai che sto pensando? Che quella nemmeno c'è andata a Monteverde. Oh, ma che dici? Si è portata pure a pressare la ragazzina, no? È per quello, proprio perché si è portata la ragazzina. Oh, forza, andiamo, belli. Abbiamo fatto le 3, ancora stiamo qui a discutere. E forza che si è fatto tanto. Andiamo a Sparta, che dai, su. Torna, sì, papà, presto. Dai un altro bacio. Ah, ma sei sempre la solita, tu. E vabbè, mi sono macchiato tutto. Vediamo un bel bacio, va. Io, ciao. E in fronte non me lo dai uno carino carino? Ciao, guardate, ciao, ma non prendete tanto sole. Sta tranquilla, non lo prendo il sole. Quando vedi Maddalena, di... Sì, non ci pensate, che io dico io che non se la portasse più appresso la ragazzina, che solo tu ancora deve mangiare. Arrabbiato. No, non ciao, è vero. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Volete dare il bacino. Buon divertimento. Andiamo, va. Ciao. Sempre sostiene ancora tre vesti. Sbrigate. Ma la vita, non è niente. A Spartaco, eccola lì tua moglie, non la vedi? Ci è stato pure il pensiero. Eccola là. Guarda come se ne va piano piano. Io avrebbe sapendo dove stata fino adesso. A Spartaco! Fa piano, tutto adesso ti è venuta la fretta. Ci sono stata! Dove sei stata? A Cinecittà, al concorso cinematografico. Ma che te sei impazzita? Vabbè, mi sarò impazzita, ma intanto l'hanno scelta. Chi hanno scelto? La ragazzina, mica a me, magari. Ma non di bugie, tu dici sempre un sacco di frottole. Ah, oh, no! E lasciala perdere, quella lì fa sempre testa sua, e poi lo sai com'è fatta. Quella vedi chiacchiera sempre. Poi piuttosto sbrigamoci, la partita avranno già cominciato. Tonte pompicciate fatti tu una volta, E se non mi risponde con quel tono sarcastico. Ma per carità, ma chiudo tocca. Anni, vengo pure io alla partita. No, te vai a casa, vai a mangiare le cazzine. Io ho dato madre da mangiare. No, io ho dato te, poi fammi i conti a casa. Stasera mi porti al cinema. Al cinema? Dove do io il cinema? Stasera fammi i conti a te. Andiamo, Fran, andiamo. Che conti dovremmo fare? Che ecco... sempre lei. Ma vuoi piantare brutta lei? Ciao, Maddalena, state bene. Ciao, Maddalena. Anni, andiamo al cinema stasera, Non fa spiritosa, già te l'ho detto. Va a casa da mangiare, cazzina. Antipatico. Namoni. Ciao, Ni! Uno, due, tre, quattro.
Mamma mia, vieni subito, mo. Per fare l'interrana signora. Dio vede e provvede. Torquato dei tempi, signore, andiamo un po' sopra, signora mia, lo so, ma se sente male? Ma che sta benissimo, non lo sapete che l'hanno scelta, andiamo dal fotografo. Ma no, padre, sto ragazzino, per sbrigare. Bene, allora che, sempre delle scale, mangiare. Giulia dei cani, tempo che fu, tempo che fu. Allora Giselle, fate il favore, dite a vostra figlia se fa i compiti a Maria, perché noi dobbiamo uscire, non abbiamo tempo. Andiamo dal fotografo, l'hanno scelta. L'hanno scelta, signora Giselle, arrivederci. Signora, non si strozzi, per l'amor di Dio. Ani, è questa la signora che voleva caffè? Mi scusi signora, mi è venuto come un granchio nello stomaco, sa? Un granchio. Avevo chiesto un goccetto di caffè alla bambina. Lo so, non l'abbiamo, ma ci sono le ova, signora, vedo che... Meglio. Lo so che sono meglio. Ma lei chi è, signora, scusi? Oh, che sciocca che sono, lei non mi conosce. No. Io sono... Tilde Spernanzoni. L'attrice. L'attrice. Ora non recito quasi più. Sono stanca. Arrivati a una certa età bisogna riposarsi. E poi bisogna dar posto a loro, ai giovani. Faccio qualche cosa al cinema. Mamma, la signora si è buttato l'uovo. Fa niente. Per l'appunto. Questa è la bambina che state scelta per il secondo, diciamo così, scrutinio? Signora mia, senta, lei chi la manda qua? La Cinecittà, la Stella Film, chi la manda? No. Ma qualcuno la deve mandare, che è cascata dal cielo, mi sta a far perdere tempo, signora. Ho avuto da una mia conoscenza i nomi delle prescelte. È carina, molto carina. Certo, mamma, così. Oh, brava, ecco. Mentre mamma ci prepara un bucurino di caffè con molto zucchero, tu mi fai sentire qualche cosa. Ah, ma poi è bello, avete il giardino, magnifico, vuoi venire con me? Andiamo in giardino. Ma è una reggia qua, signora, meno male che ce n'è andata da sta casa. Senta, tanto va, signora, io volevo dire che io mi sono informata, non servono le lezioni. No, anzi, lavorano così al naturale, purché sia svelta, intelligente, in quanto a intelligenza, gli guardi il grugnetto non gli serve niente a mia figlia. Poi non possiamo, signora, non possiamo. Già. Ma per i figli si può fare pure qualche sacrificio. Ma che i figli sono figli. Vieni con me. Signor, ma lei è venuta fino a qua per insegnarmi come si allevano i figli, per caso? Ci fa far tardi, dobbiamo andare dal fotografo e siamo in ritardo. Come glielo devo dire, signora? Abbia pazienza. Dopo, ci andate dopo. Ma come dopo? Ma dove va? Ani! Ani, figli, l'ultima ora da Venezia, casa, a memoria, così la famo contenta e ci sbrigamo. Oh, brava, figli, l'ultima ora di Venezia. Ah. Il giardino. E ti dirai la... Ma chi me l'ha mandata stamattina? Ma chi me l'ha mandata stamattina? Io non lo so. Uno rientra a casa sua tranquilla, si trova una mazza dentro casa. Faccio l'attrice, ti racconta tutta la vita sua, ma non lavoro più. Signora mia, ma io ho tanti guai per la testa, dammi il caffè a vedere se se ne va. Ma tu guarda il tempo che c'è stato, ma sono stanca, non insegno, sono stanca. Signora mia, ma questa non è una matta. Signor, se ne stanca, ma a tre ore se ne mangiate. E che maniera è? Che scostumata! Venezia, fammi chiudo, perché sennò se entra dentro si mangia le macchine stanno giù. Non sta per tempo, per fare il tempo per fargli la bandiera. Sul ponte svento la bandiera bianca. Cioè fa perdere appuntamento col fotografo, mo, voglio vedere. Non c'è nient'altro da fare, signora bella, con sto caldo, c'è Villa Borghese, fa un bel fresco. Invece di venirmi a mangiare ova a casa là, a me il fatto delle ova non me va giù. Non me va giù il fatto delle ova. Non me va giù. Non me va. Signora, senta un po', senta. È pronto un caffè? Ma lo famo, lo volete dolce, con tanto zucchero? È molto brava la bambina, sì. Ma la poesia ci si arriva, sa, ora è presto. E poi sa vizia, vicerella, non...
Adesso lo insegnerò io qualche cosa. Oh, troviamoci un posticino adatto, tranquillo. Vediamo un po'. Oh, eccolo qui. Dammi la manina, cara, vieni con me. Vieni con me, ecco qui. Adesso vedrai, che ti farò sentire. Qui ti sta proprio bene. Vieni con me. Oh, brava. Immagina di essere in un prato. Un grande prato, bello verde, fresco. Come c'è? E sei venuta a cogliere le fragole, capito? Signora, pure sorda, Il primo esercizio è quello della immedesimazione. Immedesimarsi in una situazione. Ti piacciono le fragole? Comunque, sei contenta di cogliere le fragole. Ma guarda quante fragole ai piedi della quercia. Ma questa è matta, andavi della quercia. Corri, coglile, vai. Accallati, ecco, brava. Coglile, lì ce ne sono tante, guarda, ma quante. E qua la scema che ce va. Signor Pomaro, incredinite sta ragazza. Marie, ma che fai? Ma che stai facendo? Coglie le fragole, no? Signor, ma no, vedete, sta a cogliere le fragole, no? Dai a me, cara, che bella fragola, accallati e coglila, brava. Ha visto? Ma vicino va a venire. Più male vanno dalle mani questa. Ani, muovete! Bella di mamma, ma quanto ci metti a venire? Su! Vediamo come fai a tardi. Ci ha levato il fiato qui, ma chi è? Tu devi dare da sola a mamma, se no staressimo freschi qui. Su che mi hai fatto far tardi, mangi mancia. Tardi, accidenti. Lavate le mani adesso, aspetta. Mamma, dai dall'acqua. Su, via sapore, fa presto. Guarda come te sei combinata. Ma dove stai? Mezzo al carbone. Santa lentezza! Non sai fare svelta? Su, sciacquati bene le mani, mamma. E il muso, una lavatina al muso. Guarda come si è combinato. Sbrigati che mamma si prepara, intanto. Ma guarda che tipo quella là. Pupetta, vai a cogliere le fragole. Quella scherzava, mica diceva sul serio, no? Ti insegnava a recitare. Eh già, recita. In fondo che è recita? Se io mamma credessi di essere un'altra, se facessi finta di essere un'altra, ecco che resci. Attente va, Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina. Come fa? Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa con le mani così, fa vedermi. La poesia. Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla. E le mani, come fa? Oddio mio, ma vedi che sai recitare pure tu? Ma vedi che sai recitare pure te? Un zagaglià però, figlia mia, perché come famo se no? Senza zagaglio devi fare, capito? Niente, non mi si guarda. Da retta a quella va a cogliere le fragole, tu da retta a mamma. Fanno ride tutte le madri qui nel cortile. Figlia mia, non c'hanno la stoffa, non sei figlia mia tu? Tu sì che puoi fare l'attrice, Ani. Tu la puoi fare l'attrice, sa? Io pure, se avessi voluto. Più qua che te petti, no? Come te sei combinata? Vediamo un po' come stai, con una riga in mezzo almeno. Oddio, tu sei brutta così. No, niente. Va. Tutti indietro come sta mamma, via. Fate vedere un po'. Patata, bella. Di qua che te le treccette. Fammi vedere. Ste trecce. Però sei carina, sei bella così, sei più semplice, sei più vera. Oggi fammi la fotografia e basta, se non ci arriviamo, capisci? Capitoni? Sì. Mamma, che domani torno a scuola? Oh, madre mia, zagai e te fischiaresse, come famo qua? Di scuola, Ni? Scuola. Più forte, scuola. 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 E com'è sto fatto? Ma che me lo fai apposta? Non hai zagaiato mai, non hai fischiato mai? Di scuola? Scuola! Oh, andiamo bene, prima di tutto si dice scuola e non scuola perché mi dovrai parlare romanesco per fare l'artista. Ma com'è sto fatto? Di casa, vieni qua, che tu vicino a mangiare. Casa! Casa! Ma guarda, un guaio grosso. Sapone? Sapone! No, sapone, bello, sapone. Senza fischiare. Sapone! Sapone! Mi fai fischiare pure a me, amore mio, ma come sto fatto? Via le scarpe, vado a vestire là. Mettiti intanto le scarpe con i pedalini, capito? Poi ti fili il vestino che sta sul tavolino, Nelly? Ti aspetti in acqua, non te li infili! Ma
Sì? Ah, ma c'è? Ma te una volta che apri la finestra hai da sacchi, te ne vai, per favore! Sto svergognato, lì all'età sua! Che casa, oh! Roba da matti, qui in casa te vengono! Casa! Oh, fischio pure io, davvero! Com'è sto gatto? Sei pronta, lì? Ti aspetti in acqua, del filo il vestito, se no mamma te ne casa! L'ho presa alta. Sei pronta lì? Tutto di corsa ci tocca. Ah, no, ma che sta ancora lì, mamma rotoragna, eh? Avesse ragione qua la matta. Già, abbiamo studiato forse. Abbiamo studiato. Forse è un vizio di famiglia sto fischio, non lo so. Ah, lì, sei pronta? Com'è? Fammela vedere. Eccola, eccola. Scusami un momento, vicina. E come la metti? Così, come sta? Sta male. Fagli quella da sbarazzina. Non ti impicciare. Scusi, mia moglie, sono tanti anni che è impedita e si distrae un po' così. Signora, facciamo presto. Se intanto vuoi scegliere qualche posa. Allora, pupetta, dritta, eh? Fagli quella che ho detto io. Credevo proprio che si conoscessero. Del resto era naturale. Tutti e due per il concorso, tutti e due conoscenti di Anno Azzi. Io? Ma io si può dire che nemmeno lo conosco. Anni, ti vado la faccia, no? Mamma? Adesso prendi la faccia, no? Bene, dritta. L'ho conosciuto per la prima volta a Cinecittà e siccome la bambina ha interessato... Guarda di là, di là. Senza piagne, cocco di mamma. Bella di mamma, ti famo una bella fotografia, qui sei contento. Così mi ha consigliato di venire a fare foto da lei, capisci? Perché soprattutto l'occhi gli sono piaciuti. L'occhi, sì. Ani, cocco di mamma mia. Che piagni, mica te... Ani! Poverina, si vede che non è abituata, gli fa impressione. Sorridi, su, sorridi. Mamma studia proprio ballo la sua bambina. Devono ballare nel film, è vero? No, manco per niente, chi l'ha detto? Ah, beh, credevo, perché anche una delle bambine che sono venute per le fotografie è della scuola dell'opera. Della Ruscaia. Ma no, dell'opera. Della Ruscaia. Vista questo. Scusi tanto, signora, ma lei è proprio sicura che devono ballare? Nel romanzo della Ciparelli, da cui è stato tratto il soggetto del film, la bambina balla. L'ho letto, comincia proprio così il romanzo. Mi sa tanto che si sbaglia, stasera. No. Io non vorrei insistere, ma mi sa che si sbaglia. Non comincia così, comincia con lei che dice che non ci sta più. Sì, comincia così e la bambina balla intorno a un tavolo nel giorno del suo compleanno. No, lei dice a lui che lo lascia. Lui la vuole ammazzare. La figlia che è tutta allegra perché è la sua festa, si capisce, è allegra, balla, danza, salta, c'è la torta sul tavolo. Insomma, nel libro la bambina balla. Permesso? E comunque poi se sanno fare sarà sempre meglio, no? No, signora, non deve ballare. Allora, un momento, pronta così, eh? Guarda che me la sistemo un momento, eh? Verso risetto. Signora, 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 verso risetto, guarda lì dentro che ti fa una bella fotografia. Sì, ecco fatto. E che dici? Ma metti me date fuoco a me, abbiate pazienza. Ma è andata benissimo. Ma come è andata benissimo? Con sto botto gli avete messo paura, avrà avuto gli occhi chiusi. Ma no, erano molto aperti, anzi spalancati. Ma avete guardati bene? Ma signora, stia tranquilla. Eh no, perché a me quelli mi interessano, se permette. Ma signora, io ho tanto da fare, stia tranquilla. E poi il fotografo sono io. E va bene, non va arrabbiate, abbiate pazienza. E adesso la signora Nita Bella. Ani, come li tenevi gli occhi? Aperti? Tu mi dici un sacco di bucce, ti sei messa paura per caso? Se no stava a perdere tempo i quadrini qua. Scusi tanto, quando posso venire a vedere le negative? Beh, venga stasera, no, meglio domani mattina. No, mi faccia a favore stasera. Perché non di ieri? Io gliela faccio per stasera. Venga domani mattina che gliela faccia trovare pronte. Lei è tanto gentile. Ni, te la vuoi portare a casa? Mamma te ne compra una uguale uguale a quella. Abbiamo fatto pure tardi, chi la porta, su? Sa che fame che c'ha papà. Arrivederci, io la ringrazio tanto. Della signora. Lei sa che servono queste fotografie, guardi che sono nelle sue mani, sa? Non mi faccia il favore. Arrivederci, grazie. Sta tranquilla, signora. Di ciao al signore, no? Di ciao. Ciao, questa. Ciao. Ecco, l'ho zigozzata, tu mai rottolato, ma hai ferito il cuore, signora, siete pronta? Sì, sono pronta. Io pure, sono quasi pronta. Meno male. Fatemi un favore, cercatemi un po' il posto da volete, eh? Ho trovato, sapete, sempre sulla destra, no? Me lo è sempre sulla destra, signora mia, siete piena di bozzi lì. E da quell'altra parte mi fa tutta male. Ah, vabbè. Oh.
Famola sulla destra. Poi Silvia fa male imbaccagliate però, eh? Che si fa oggi? Penicillina? Ma che penicillina, signora mia? L'hanno finita, l'avete fatta a 8 milioni, ma che siete matta? E allora che famo? A ricominciamo il valerofosforo, eh? Ma me l'avete già fatta la scala. Ma signora, bisogna farne un'altra, siete deperita, siete deperita. Sì, guardate il bianco dell'occhi, sì. Voi siete grossa, ma non valete niente, signora mia. Speriamo che mi faccia bene. Tanto chiacchierate, ne fate perdere tempo, c'ho tanto ma da perdere. Ma chiacchierate, no, piuttosto. Andiamo, siete pronte? Vi devo chiedere sì, un favore, pronta. Eh? Se me fate fa una telefonata. Come no, ecco voglio. Qua. Ancora così state? Andiamo, che ce l'ho a trovare a sto posto? Devo telefonare a mia figlia, signor. Perché abbiamo fatto le fotografie, eh? Sono venute bene. No, non mi fate meglio lei. Sì, giratele. Guardate, mi porta un poco pure a letto. Giratele qui, portatele. Sirpide. Namo. Guarda qui. Fate male, Grazie. Ma aiuta. Namo. Accorrate la gamba. Non mi fate male. Non mi fate perdere tempo, che devo andare dal commendatore poi dopo. Che c'è? C'ha il diabete, poveraccio. Peggio di voi, no? Beh, che vuoi fare? Ma perché non mi fate male? Sei andata a mangiare, beve, fumare. Ma che è sta roba? Sono vizi. Non ci posso fare niente. Matta. Ma mollate sta gamba. Sta bene, non mi fate male. Ah! Oh, mi ha fatto male, sa? Signora mia, mi fate sudare freddo ogni volta che vi faccio l'iniezione a voi. Ma con l'altro che ho fatto sentire? Ma che state a dire? Che c'è una mano di una leggerezza? Davvero? Il commendatore lì, quello del diabete, dice che se ne facessi io non se ne farebbe fatta nessuno. Si vede che è innamorata, no? Che mi frega, basta che si fa l'iniezione. Andiamo, ecco le servite, avevo rimessa al mondo. Ma assaggiatevi da voi, ma fate fa sta telefonata che fate. Che telefona, va? Grazie, soltanto se permettete io porto il telefono laggiù, guardate qui tutto aperto, perché sennò qui rovescio qualche cosa. Avanti, avanti. Che c'avete ospiti oggi? No, è vocazione mia, perché? Salute, che Dio vi conservi la vista. Ma c'ha prova che mangiate? Mi devo mettere in forza, no? C'avete in fede da prova le bomba, ma che? Eh? Ma signora, ma che c'è questa la brontola? Ma... Volete fare un'iniezione pure voi? No, non mi serve niente, è vero signore, che non mi serve niente. Mi serve, ci avete tanto posto, non di nuovo, vedete come siete grassi, vi faccio dimagrire. Mi parete un'auto, sono bambini di questa. Chiusa. Pronto, signora Gisella? Pronto, signora Gisella? Senta, parla la signora Cecconi qua. Sì, senta, mi farebbe un favore? Ecco, grazie, giù in cortile c'è la ragazzina mia. Gli dovreste dire per favore. No, no, senza scendere giù, per carità, che vi fa male poi. Va facciate un momento al balcone e gli dite che mamma non vieie, dovete dire ancora, che lei seguiti pure a fia la lezione. Come che lezione? De recitazione, sta giù con la maestra. Ecco. E che quella roba l'andiamo a pia domani. Pure il gatto nero l'abbiamo incontrato. Sei morto questo, oh? Yes! Ah, signora, gliela fa! Yes! Sono io, signora, la signora Cecconi, buongiorno! Ah, sì, è vero, scusami. Questa si chiude dentro, io. Venga, venga, oddio, che bergatta, è nero pure questo. Non abbia paura, signora. No, io no. Come sta l'avvocato, signora? Io un altro. Le dirò. Fa male. Ah. Le è ritornata la febbre alta. Il dottore dice che bisogna ricominciare tutto da capo con la streptomicina ogni 12 ore. E non smettere, anche se gli dovesse andare via la febbre. Per carità, chi smette? Signora, signora, lei credeva di aver finito con oggi. Invece quante volte dovrà ritornare, cara signora? Meno male, signora mia. Come meno male? No, dicevo per lui, poverello. Ma insomma... Signora, prepari tutto. Sì, vengo subito, abbia pazienza. Sì, pio la siringa, lo vanta sì, e vengo subito. Faccia piano. In punta dei piedi, signora, per carità. Che stiamo a scherzare, qui quello sta male. Per fortuna. 5 giorni e ho fatto il vestito San Giuseppe mio, da ringrazio, sei proprio buono con me. Accendo un cielo, sa quando ho finito sta maravilla. Eleonora! Oi, che fai, benedetta figliola, Eleonora che ti s'aspetta? Un momento, eccomi, vengo. Ma sbrigati, non far attendere la signora. Ecco, signora, questo le tutitulle ho trovato nel magazzino. Ma che dici, sei davvero grulla, ci sei i magazzini pieni, bella figura mi fai non fare. Non c'è altro. Ma fammi il piacere. La guardi, signora. Che le piace, signora? Che bello, è una nuvola. Sbrigati. Sì, lo faccia toccare. Prego. È un po' duro, eh? Ah, sì ma è meglio. È di prima della guerra, glielo do a buon mercato. Ecco, questo mi pare meglio. Di costo. Sì, è bello morbido poi, eh? Ecco, vede? Questo gli è il modellino. La sottanina tulle. Il bustino di raso senza maniche. E poi è tutto classico. Ho capito.
Ha visto scarpette rosse? Glielo fa preciso preciso, la stia tranquilla, la farò contenta. Ani, come sarai bella, guarda, ti piace, Ani? E il prezzo mi preoccupa, signora. Ma no, signora, farò dei prezzi buoni con lei. Io volevo dire una cosa, siccome mi trovo un pochetto imbarazzata in sto momento a causa delle gran spese che ho fatto per sta buba, senza complimenti, alle volte uno non si sa mai, uno si crede, poi io faccio l'infermiera, signora, se avesse bisogno di qualche iniezioncina... Oh, signora, che la scherza, per l'amor di Dio, se c'è una cosa buona è proprio la salute, che? Va bene, le iniezioni si fanno mica quando uno è moribondo, si fanno soprattutto quando uno sta bene, per tenersi su, per darsi un po' di tono. O chi è venuta qui per darmi malaugurio, madonna mia? Che c'entra, non lo so, a casa sua, forse ci sarà qualcuno, un parente che ha bisogno di una curetta, una cosa. Che? Io sto bene così, senza tanti bucamenti. E i miei lo stesso. Figliole, glielo potete dire voi che si crepa dalla salute. Con me non attacca, sa? Vieni, Nini, che ti piglio le misure. Andiamo, Nini. Forza, Nini, su. No. Ale, opla. Mia, sembra attaccata al muro, deve stare. Abbia pazienza, sono 3 ore che ce la tiene, la metto insieme alle altre. Ma quelle sono 2 o 3 anni che studiano, cara mia signora. E non mi chiede dentro e mi dice, fa caparare la mia tuccia come una farfalla. Ma dov'è il criterio? Che bella pretesa è la sua. E quella Giuseppe è piccola, la ganata di bacista. Ma perché, quanti anni ci vuole? 8 anni. 8 anni, ma e che stiamo aspettando 3 anni qua, signora. Ma lei faccia quello che crede, cara signora, faccia quello che crede, poi le gambette. Le gambe, ma le guardi bene, signora, c'ha 2 gambe che sono 2 fusi, so. Ma non basta avere gambette dritte, fuse e tante belle cose, ci vuole altra cosa, e poi ci vuole intelligenza, e beh, se parla il cervello e mica un piede. Perché? Si parla col cervello, non col piede, cara signora. Signora, cervello, mia figlia ce l'ha, guardi, perché è nata sana, non è nata scema. C'è lei, lo dice lei, quasi mi comincia a segare, cara signora. Siamo noi che facciamo l'insegnamento, dobbiamo dirlo noi, se intelligenza più o meno. Lo dico io perché sono la madre, signora. Gliela assicuro che non è scema mia figlia. Ani, amore mio, ma perché ti metti a piangere così, eh? E mica ti fanno male qua, pure devi venire brava, no? Guarda quello là, guarda quella là quanto è brava, guarda. La vedi? Ma vuoi diventare pure te come loro, eh? Diventi brava pure te. C'era bisogno di farla piangere, sì? Che maniera. Adesso andiamo a casa, su, bel sorriso, mamma, su, bene. Su, bene, ti fa vedere da papà, sa che piange. Oh, che schifita, cara mia sciura. Sì, va bene, adesso la picciolina è un po' avvilita, siamo d'accordo. Però senta, io le dico assolutamente che qui bisogna studiare. Studiare e studiare. Vede, io 40 anni che vado, però se non studiasse tutti i giorni, vede, questi tempi di arrebè, questi tempi di tannedè, questi movimenti, come potrei fare? Bene, questo. Grazie. Grazie, dica sì alla sua. Esce pure da cucina e te porti appresso pure la ragazzina. Che
Dovevo fare, scusa, ma tu non eri ritornato, la dovevo lasciare a casa sola, eh? Dove sei stata? Ma dove sono stata? A fare l'iniezione sono stata. Ni, di ciao papà, no? Ciao papà. Ciao, bella tua papà. Non vuoi il tuo papà. Amata lei? Sì. Guarda che rate, non sono più da 60.000, ma da 65.000. E perché? Per via dell'ascensore. Non ce l'avevamo messo. Hanno pagato tutti, lo pagheremo pure noi. Questa è la casetta nuova che ti ha comprato papà, vedi? Qui ci mettiamo il lettino tuo. Sono 60.000 lire sole. Io non c'ho più una lira. E come fai? Asparago! Ma proprio lunedì prossimo dovremo dare sta rata. Sì, proprio lunedì. E poi? Sto soltanto 5.000 lire in più. Lunedì ti parla da qualche arretrato. Voi te ne chiedo nemmeno la magnata, ragazzina. Vedi qua, famo morire di fame, eh? Non ci manca che questo. Ha mangiato un bel caffè latte con due maritozzi, dillo lì. Dillo, fai impunita. E che mamma te spoglia, no? Lascia faccia. E sta poi rompi il vestito, non lo vedi? Te spogliatela da te. Dai. Papà, metta a letto. Domani la porta a spasso, io compro un bel gelato. Mi fa male la pancia, gelato, lo sai. Ma vada bene. Guarda poi te ne manda, va. Carità, lo sai che faccio tutto quello che vuoi dire. Guarda che aria stanca, dice questa ragazzina, guarda. Ma che foda? Quanto è carina lei, la piccoletta di casa. Io bene, papà, ti. Dammi un bacetto a pizzichetti. Senti, ma di niente a mamma, eh. Domani papà te ci porta lo stesso a prendere gelato. Sei contenta? Allora ci vieni. Domani sono lezioni. Eh? C'è lezione, ma no, domani vengo con papà, no, a lezione. Andiamo giù, papà. Ora adesso, eh. Adesso fai anni. Montgomery Clift, simpatico, eh? Madale, lascia stare a cinema. A Spartaco non mi capisci tu. Guarda che bei posti. Guarda noi, indovidenti. Io quando vedo queste cose qua... Madale... Sono tutte favole. Non so favole, non so favole. Guarda, guarda, guarda. Con tutto il caretto vanno su. Mannaggia. Oh, non vedi, tutti nell'acqua i cavalli, si fanno il bagno. Beh, di loro che si fanno il bagno. Quanto è bello, eh? Che bello. Casco dal sole. Non l'hai compiuto. No, ti ho portato qui, no. Allora, avete capito, con questo biglietto... No, no, ci sono io per...
per favore. Ci sono prima io. Signore, lei deve piantare, fa la prepotente. Ma chi fa la prepotente? Io tengo di stare calmo. Oh, signor, basta. C'è almeno prima il mio, debietto. Arriva lei, c'è prima il mio. Dove va a andare? Alla stanza presso. E che? Va ammozzicata la tarantola? Sì, ha ammozzicato la tarantola. Sempre ingiustizia a questo mondo. Mannaggia, non si sta zitta, al momento non se ne può più. Sempre prepotenze, sta faccia. Venite. Signor, non vi stancate, abbiate pazienza. Sono tanto stanca che non mi reggo più in piedi. Vede, no. Guardi, guardi signora, ho fatto fare le fotografie, ho fatto fare le fotografie alla mia nipotina, ma le ho fatte fare in piedi perché vede, sta meglio, non è vero? Come no? Ne ho fatto fare una sola perché sono così care, eh? Poi mi avevano detto che bastava una sola, è vero? Ma che basta una, signora mia, che io volete portarsi in fatto? Pure la pupa mia ne ha fatta una. Sì. Il fotografo gliela voleva fare mentre ballava. Già. Io gli ho detto, senta, quello che sa fa io lo fa vedere quando fa il provino. Bisogna vedere se la scelgono per il provino. Perché a me mi sa tanto che l'hanno già scelta. Scelta? Sì. E che qui stiamo perdendo tempo, tutte quante. Che sarebbe? Già. Ma come? Se non l'avessi vista con gli occhi miei, non parlerei. Che ha visto lei, Che avete visto? Ditelo. Dunque, ieri io sono venuta qua perché mi ero sbagliata di giorno. Si era sbagliata. L'ha fatta apposta per arrivare prima di noi. No, signora, mi ero proprio sbagliata. Insomma, Cerno, le chiamate speciali. Sì, le raccomandate di ferro. Hai visto? Sì, le raccomandate di ferro. L'ho visto proprio io, con gli occhi miei. C'era una signora con una ragazzina, però non ha mica chiesto del regista. No, ha chiesto di quell'altro. E chi è quell'altro? Quell'altro, quello brutto, quello grosso, quello che strilla sempre dentro la tromba. Quell'antipatico. Gloria. Come Villa Gloria. Appena la vede, comincia a dire, ma quanto è carina questa bambina, ma quanto è carina. Signora mia, che c'è di male? Vabbè, pure questa è carina. Quanto è carina, ma intanto guardava la madre. Ecco, adesso è capito. Figli, ma è tutto così. Ma che vuol dire poi sto fatto? Saranno state apparenze, signora mia, andiamo, Non bisogna esagerare poi. Già, perché noi siamo tutte sceme qua, Vero? Sicuro? Ma io ho capito benissimo quello che ha voluto dire quella signora là. Ma noi andremo dal produttore, andremo dal regista e ci faremo sentire un po' che questa è proprio una vergogna, perché ci sono delle preferenze qui, ci sono delle raccomandate e noi dobbiamo essere invece tutto uguali. No, così proprio non può andare, qui bisogna metterci riparo. Mamma, che mi ricordo, mi pare che mio marito qua dentro a Cinecittà ci conosce uno che lavora. Davvero? Mo lo cerco e gli dico se mi fa una raccomandazione per sta stella qui. Mio marito invece è molto amico di uno dei direttori del telefono. Sì, che ci deve essere un traffico delle madri. E che c'entra il direttore del telefono, signora? C'entra, è sempre una personalità, no? Le parla. Tu capirai. Non ci faccia ridere. Guardi che basta volessa, una raccomandazione la troviamo tutti, Una persona importante se trova. Anch'io c'ho un parente che è amico di un cameriere di Cinecittà. Lo conosce benissimo, si figuri. Una posizione meravigliosa. Bagno e doccia? No, signora mia, non gli serve mica. Dovevo soltanto spuntare un pochetto i capelli alla pupa e due ricetto. Si accomoda quella parte. Amerigo, taglio! Non serve lo scontrino? Non bisogna tagliare. No, c'è bisogno. Grazie. Ma un momento, guardi che c'è anche la tintura per la bambina. La tintura? Ma che gli vado a scherzarle? Bisogna schiarire i capelli, no? Schiarirli? È meglio che ti porta a casa a Birunda. Sai che 48 succede? Ma anche leggera, ma la schiarire. Senta, guardi, Clara, una sputatina ai capelli alla pupa e poi due ricette. Diramo una buona mancia, sa? Ma non è questione di mancia, signora! Ma che ce l'ho? Abbia pazienza, il lavoro da niente! Fate vedere, via dentro, pure i palloni, accidenti, i palloni! Guardi, se trattate dai, una spuntatina alle trecce e poi vorrei due boccoli fino sulle spalle, capito? Ma non vedi che sto servendo la signora? Che ce l'ho? Questa è quasi finita, mo' gliela lascia qua e se ne va. Non ho finito, signora, anch'io ho pagato, avrò diritto. Vabbè, signora mia, ma che sa, vuol lavare fino a domani, non lo so. Ma poi ho un'altra signora fuori, lei deve una famiglia senza appuntamento. Ma quella può aspettare solo due minuti, ma come faccio sta cosa? Ma la metta lì, poi la servirò. Dico, vabbè, quanto è nervoso, sa. I palloni gli danno fastidio, se vi la metta lì. È tanto gentile lei, hai visto? Com'è gentile il signore? O tu te metti qui, dai palloncini a mamma, che te li lega qua. Che gli danno fastidio se li tengo qua? No. Ti fanno compagnia, Mamma torna, capito? Sta buona, sti. Tanto fammi tempo a te. Sì, credo di sì. Comunque, se io non torno, sai chi te li appia? La signora Spernanzoni. Guardi che se io non dovessi fare in tempo a tornare, viene una signora bionda.
una signora di una certa età, si chiama Tilde Spernanzoni, un po' così strana, è la sua maestra di recitazione, poi la riconosce subito, vedrà, capito amore? Ci voglio sta qua! Ci voglio sta, come sarebbe a dire? Ci devi sta amore, te faranno bella. Beh signora, se proprio deve rimanere con la bambina, vuol dire che faremo un altro giorno. No, no, non si può. Vabbè, allora già, ci siamo, si ricordi anche dell'Oriol, quella scheretina e i capelli tanto che era un riflesso un po' più morbido. No, ho capito, la tintura. No, ma che stanno a scherzare, mica la dovevamo digne qua, eh? No, tintura vera e propria, signora, un lavaggio a colpo di sole, con riflessi naturali. Ah, così un po' di riflesso, dice chiaro. Già, piuttosto la permanente. No, non ma rovini. No, permanente, una che si piega un po' forte, perché la bambina ha il capello grezzo che non dura, non resiste. Capirà, ha preso da me. Pure lei gli farei una testina. No, guardi, a me c'è rinuncio, perché non c'è riuscito mai nessuno. E io ci riuscirei. Ma che perde te. Lei, stia tranquillo. Piuttosto quant'è vorrei pagare prima così famo... 1250 lire. Pago l'anno? Vabbè. Andiamo allora, eh? Allora mi raccomando, sei buona, eh? Guardi, una spuntatina sola, sa, per l'amor di Dio, poi due ricci, così quando glieli pettino sono tutti vaporosi. Ciao, amore. Sta buona, amore. Ciao, andiamo. Buona, che mamma torna. Non ci voglio stare qua, non ci voglio stare. Amore, mica stai sola, stai col signore, mi raccomando, eh? Stai buona, Ani, penso ciao. Io. Stai buona. Non ci voglio stare qua, non ci voglio stare qua! Mo sta ragazzina comincia, sa, sta buona, Nini, che dopo ti compri le caramelle se stai buona, capito? Tu stai buona, che io ti faccio due ricciolini tanto carina. Americo, ma che due ricciolini, scusi, ancora me ne fa messa in piega, sono tutta bagnata, scusi. Se lei, chiamo Michele, sarà servita anche lei, un minuto. Ma che Michele, no, ma io... Michele, vieni un po' qui! Ma come faccio che sto lavorando? Dimmi te come te può fare. Chiama Guido. E chiamo Guido allora. Anna, può aprire, le cammina, va. Dove c'è? Dove c'è? E andiamo, camerico di voi. Ma non ci vengo più, la prima volta che... Guido, gli devo accettare a questa bambina, va bene? Ma sì, datela sta spuntatina a sta ragazzina, me la famo finita qua dentro, no? Americo, ma mi sentite? Vado che vengo. Qui mi raccomando, una spuntatina, sempre una spuntatina. Ma sì, Americo, ma mi sentite allora? Adesso me lo prendo lei. Ma papà, una spuntatina? Sì, una spuntatina. C'ho un appuntamento, ecco qui, lo posso darti, non ce lo posso più andare. Sentite il comodo dei parrucchieri e delle ragazzine qua dentro. Una servita. Oh, avanti, che roba, signore. Americo? Vengo. Sì, vieni. E tu? Vieni, intanto ti aspetto. Senta? Signorina, è contenta? Va bene così? Che può fare? Sa che penserà, di me, che avevi chiesto questo appuntamento? E cosa vuole che pensi? Quando una bella signora mi chiede un appuntamento, io penso bene, anzi. Se la piglia così, meglio, no? Abituato a camminare tanto. Senta, le dica francamente, lei che ne dice, ci riuscirà mia figlia, la pieranno? Perché mi sono un po' scoraggiata. Così succede, senza una ragione, ti sembra che una cosa sia tanto facile, così naturale, e poi non ti sembra più possibile. Ti vengono addosso tutte le paure. Non so se lei mi capisce, vede. Io non vorrei che uno fa tanti sacrifici, poi... Poi vanno avanti quelle che sono raccomandate, lei mi capisce? Sì, ma dipende da lei. E come dipende da me? Una raccomandazione può far bene e può far male. No, fa bene, io lo dico io. No, signora, ormai siamo troppo abituati alle raccomandazioni. A farle e a riceverle. Se avessero realmente valore non esisterebbe neanche più il problema della disoccupazione. In Italia viviamo di raccomandazioni. Mi raccomando, si ricordi, le assicuro, le prometto e poi non ci si ricorda perché non si può ricordarci. E di chi ci si deve ricordare? E perché ci si deve ricordare? Guarda, esiste solo un mezzo, sicuro, infallibile e buono per te. E quale? E cioè quello di mettere la persona che ci deve aiutare in condizione di chiederti di aiutarti. Ha capito? No. Se ne vuoi andare? No, per carità, è tanto bello qua. C'ero mai stata qui? No. Sì, una domenica sono stata, ma era pieno di gente, un pipinaro. Oggi è bello e così tranquillo. Sì, è bello, ma non ci si dovrebbe venire soli. È un posto da venirsi con una buona compagnia, una compagnia simpatica.
Io gli so simpatica. E allora se gli so simpatica, me lo faccia sto favore, no? Moltissimo. Meglio, se gli so pure moltissimo simpatica. Guardi, io voglio che mia figlia sia la più raccomandata di tutte. Deve fare il provino e dopo dormo tranquilla. Ma gli ho già detto il provino, sua figlia, è come se gliel'avessero già fatto, è una cosa sicurissima. Soltanto che dipende da lei, insomma, è semplice, no? Ho capito, sa. Sa come dimo a Roma noi? Mm? Non pi se non dai. Sa che lei, oltre che simpatica, è anche intelligente. Vero, ma hanno detto tutti. Si ragiona molto facilmente. Sì. Dico, lei sarà impazzito, sa, 50.000 lire sono 50.000 lire. Creda, mica è una sommetta. 50.000 lire oggi sono una miseria, signore. Per lei sarà, per me sono tanti sacrifici, non se lo sogna nemmeno. Beh, nel caso nostro rappresentano un minimo indispensabile per quello che vogliamo ottenere. Io amministrando queste 50.000 lire le procuro un contratto per la bambina, il che le porta come minimo una somma di 1.000.000, che è 20 volte quanto lei ha rischiato. E poi cosa crede, le adoveri io? Non solo per me, sono per quelle piccole cortesie che è doveroso fare. Ho capito, ma a chi le dovrei fare queste cortesie? Ma a tutti, a nessuno. Un mazzo di fiori alla moglie del produttore, la bottiglia di profumo all'amante del produttore, che molte volte è la moglie del protagonista, nel cinema succede. Dio mio, loro non ne hanno bisogno, per carità, ma serve perché queste cortesie fanno ricordare un nome. In questo caso il suo nome, Cecconi. La signora Cecconi, gentile, anche la signora che ha fatto quel presente, eccetera. E poi queste cose si propagano, se ne parla, insomma. Lei ha mai gettato un sasso in uno stagno? Il sasso cade in un punto solo, però da quel punto cominciano ad allargarsi queste onde che si allargano e raggiungono gli oceani e varcano. Ma... che lenta che lei è. Che lenta. È un modo pratico di intendere la vita. Senta, ma io sto rischio lo dovrei avere senza un po' di garanzia, una cosa. Non... Beh, allora che rischio sarebbe? Vuole l'assicurazione lei? E io gliela faccio. Vuol dire che sua figlia avrà il provino. Va bene? Senta, ci sto. Mm? Ci sto, dico. Perché piavecere ce l'ho, sa. Ah. Anzi, avevo portato pure il libretto del risparmio, vedo. Guai è che mi servono, pure subito. Fa niente. Famo presto però, perché le banche sono chiuse, ma io c'ho un'amica mia che fa l'impiegata, gli lascio il libretto e mi dà i soldi. E poi lei se li va a ritirare domattina. Oh, senta signore, se per lei è così difficile, vuole che non ne facciamo niente? Perché tanto no? Più che mi dispiace avere con lei dei rapporti, come dire, commerciali. Perché con lei avrei preferito forse, non so... A me mi va bene così, molto meglio. Famo presto perché è tardi. Oh.
sociale. Sono abituata di essere ringraziata e rispettata. Beh, signore, io vi ringrazio e vi rispetto. Ma pagatemi voi, la porta è questa. Andiamo, andate, ve la girate. Ma moglie è l'unica persona che capisce l'arte. Sì, l'arte, l'arte dei miei anni. Ma signor Ramo, si non me fa delle cose, mi dai. Andiamo i termini, sa? Ma che stai lasciando, Che succede? Che succede? Succede che mi sono stufato, hai capito? Succede che ho la lontana, non voglio che la gente sta a casa mia! Non voglio che mi fia, che mi fia! Voglio nella vita, non ho mai fortuna, ma rispetto, sì! Chi la tocca con sua figlia? Chi la tocca che la cave in bomba? Guarda, signora e signora, ho avuto tanta pazienza, ma ora non so scontrare, avete capito? Oh, caspita! Signor, mammata, la porta è quella! Aspetta, che fa? Fammi capire qualcosa, no? Ani, e che hai fatto? A lei lo domandi, tu dove stavi? Che facevi? Lasciare cazzina a mano una disgraziata! Ah, me disgraziata? Sì, disgraziata! Ma da quando ti denunci, chiama in guardia! Aspetta, non fare esagerato, su, sembrano corti perché sono ricci. Mo io li bagno e vedrai che si stirano subito. Sì, mo io vado a curare la bronchite. Ma ne faccio via niente, ne faccio via. Signor, ma abbiate pazienza, ma la guardatina ne ha, potevate dare sta ragazzina. Guardate come l'hanno ridotta. E l'ho fatta a bagnare la piccina. Ma che c'entra? Io sono un'attrice. E se siete un'attrice, non ci avete l'occhio, ci avete? Abbiate pazienza, perché siete un'attrice, si gli staccano la testa, voi state lì a guardarlo. Signora, la porta è questa, andiamo, fiati. Hai visto? E questa chi? Questa qui la signora Cicconi. Ecco. Sono io. Trattoria Matassini, l'ho posto qui? Sono arrivata al tempo. Ho anche la fattura. La mia signora l'ha detto di consegnare la merce e di riscuotere il saldo. Brava, grazie. Poverini, ma che t'hanno fatto? T'hanno fatto la garzona. Ah, signore! Quando mi hanno permesso, ma chi piace? Mi hanno dato tutto questo che avanzo. Sono 1260 lire. 1000 la lezione di ieri ed oggi. 200 lire per tagliatore dei capiti della piccerella e 60 lire per il tram. Signor, ci scordiamo, eh? Signor, un vagitare, vediamo tutto. Ci penso io. Che pensi te? Non pensi niente te, ora da piantare, la fa finita con ste pensate. Piantamola con le mani addosso, spartaco. Quanto vedo? Che le cavate? Ecco, 1260, filate. Sì, con le mani addosso, io lo so. Cavagna, mi riesce lì, eh? Signor, perderemo. Se le tenga pure. Che cavolo, signor, proprio bene, signora, a farle la garzone. E poi d'estate la sta più fresca, non è vero, Nini? Signori, perché se ne va lei? No, che c'è? No, non lo tocchi questo, è roba mia. Non lo squarci perché l'ho pagato con i soldi miei. No, sono pure soldi miei. Non è vero, non ti ho chiesto mai niente. Questa roba, non è vero. Spartaco, non fa il greve, non fa il materiale, Spartaco, ne prego. Non fa lo scandalo. Non fa la carogna che te la approfitti, perché sono più Ma che sta lei che non si vive più, che non sa niente, non sa parla, non sa attacca un bottone, non sa manna più niente qui! Ma è stufato, man! Ho fatto pure troppo per te, hai capito? Ho fatto pure troppo, vattene! Vattene! Guarda, ma dove che ti ammazzo, da! La ragazzina non mi vede più. Sì, non mi vede più. Portatela via. Tanto secondo te con me sta male, no? Solo lui va bene, signore. Solo lui si sacrifica. Io la rovino. Tutto questo sapete perché? Perché voglio che mia figlia diventa qualcuno. Sì, voglio che mia figlia diventa qualcuno. Ce l'avrò sempre a sto diritto! O è un diritto, secondo te? Non deve diventare una disgraziata, mia figlia! Non deve dipendere da nessuno, non le deve piare botte, come le pio io, no? Non le deve piare!
Non sapete i sacrifici che ho fatto, sora Rosa mia, per rimediare i soldi a fare queste poche cosette. Le corse che mi sono fatte per tutta Roma, del nascosto di lui, per non toccargli i soldi, insomma. E lui per ringraziamento che mi fa? Ma ammazza le botte, ma ammazza! Vattene! Vattene che non te posso più vedere! Vattene, mi ha rovinato, guardate! Mi ha rovinato, sono tutta un livido, so! Sono tutta un livido, so! Guardate, non gonfia, so, signora Rosa! Ma Dio, che ti posso più vedere, va via! Ma dai, falla finita con sta commedia, andiamo, mo te porto. Non faccio la commedia io! Andiamo, andiamo, sono forte! Ma la donna, se non so che non tirava! Per il piambete solo ci è andata fino a piazza! Ma che volete più? Che volete? Ci facevamo così, il provino mica lo facevamo. Ammazza la signora mia bella, che fa fatica grande, zio. Allegra, allegra, hai da cantare. I ragazzini. Ma mi è andata giù la voce dei strilli, ma hai vedete domani mamma come canta quando ti fanno il provino. Bella di mamma. Bella di mamma. Ci lascia sentire qualche cosa, no? Ma che vuoi questa? Non lo so, signora, la prego. Non fa capire niente. Per carità, si modice. Senta un po'. Venga un momentino, Carmine. Un momentino, gli devo dire una parola. Me ne vado, perché sono bravo, bravo. Sento, via, fuggi subito, brutto invernale. Bravo, no? Quelle cortesie, quei regali che fatti a tutti secondo. I fiori l'ha mandato, sì. Il fiore naturale, la prima cosa, la moglie di... La sua carità, perché lei capisce, è importante, no? E il profumo l'ha mandato. Il profumo l'operatore. La moglie dell'operatore, all'operatore le sigarette. Ecco, sì, sì. I fiori a un bel mazzo, sì, grosso, perché ha voglia a comprare fiori. Guardi, invece di un gran mazzo di fiori comuni, mandate le orchidee, sono più care, ma fa più figura. Vedrà che sono regali che sarà serviti a qualcosa. Sono tutta emozionata, mi importa niente. Esce il cuore di fuori i momenti. Capisco più niente, mi tremano le mani, guarda. Ma perché non mi svengo come... No, io non svengo come quella, perché quella era una fanatica che non... Oddio. Questa chi è? Sta pettinata per traverso. Oh, ah, mi metta. Salute. Come va? Che tipo che sei? Beh, te la sei fatta sta lambretta? Sì, me la sono fatta. Beh, e allora quando la inauguriamo? Con un bel battesimo, una bella bottiglia di champagne. E magari anche con la madrina. Ma a me le cerimonie non piacciono. Sai, Alberto, forse farò una parte del prossimo film di Me l'ha promesso Gloria. Sta brava. Ti faccio tutti i miei complimenti. E così finisce che adesso sei tu che devi ringraziare me, no? Eh già. Così sì. Hai finito? Sì, com'è andata? Benissimo. Amore, tu raccontami. Mamma, ma che fatto? Mi hai visitato, meno male. Ma ti sei data per la mia figlia? Oddio, non voglio ancora il loro. Mi sono Se lo trovo bene. Signora, non so.
abbia pazienza. Scusi, Dara, non abbia pazienza. Posso entrare? Tocca la pupa mia adesso. Io posso. E lei, quanto è carina. Guardi come gli sta bene quel vestitino. Pare una gallinella, guarda. Bella, te mamma. Ma dice così, truccatore, vai a posto. Vieni qui, eh? Infatti, ci sono le gallinelle. Che gli dici adesso? Blasetti gli sta spiegando cosa deve fare. Ah, si deve mangiare quella torta, no? Le accendono le candeline. Ah. E lei le deve spegnere come se fosse il suo compleanno. Ah, e non sa la magna? No. Peccato, se non la faceva tanto bene, perché gli piacciono i dolci. Che fa la pia in braccio? È carina. L'ha baciata! Sì, l'ha baciata. Sì, l'ha baciata. L'ha baciata un piede. Avete visto? E bene, che volete fare? Va bene, allora, va tutto bene, sono sicura. Senta, domenica venga a colazione ai danni suocera, alla trattoria. Va bene. Sì, e se porti pure qua la signorina, come si chiama lì? Mimetta. Sì, quella... Sì. Quella con i garzoni, come si chiama? Sì. La fidanzata? Mimetta, Mimetta. Ma dovevate vedere sta ragazzina che era? Un fenomeno era. Sotto quelle lampade, tutti i fari addosso a lei. E mi pareva di stare a Piazza Navona col commendatore Blasetti, che va sicuro a fare una soggezione, che io non potevo guardarmi. Mi sentivo un certo, non so, che lei tranquilla, sicura, calma, eh? Calmissima, eh? La bambina calmissima, bisogna vedere lei invece, come era nervosa e emozionata, come se il provino dovesse farlo lei. Io andavo, non dimo sciocchezza. Ma come no, che la lì tremava tutto. Beh, vabbè, un pochetto, capirete, qui si tratta dell'avvenire di mia figlia, eh? C'è poco da fa. Vero, Ni? A medicina, vedi che mamma si è scorda di tutto, io non lo so, non c'ho più la testa a posto. Cocca mia, bisogna che più sta a medicina, perché tra un po' di giorni devi cominciare un lavoro così forte che si non ti rinforzi, che è? Questo è glicerofosfato di che? Di sodio. Di sodio? Chissà come ti fa bene. Su, bella. Non la voglio, cattiva, ma chi t'ha detto? Andiamo. La bevi tu, la bevo io, eh? Guarda che la prendo io, eh? Ecco, mo sa bevere. E sai cosa succede? Che le bambine che non prendono questa medicina diventano delle occhette. Domani mattina ti svegli così. Su, prendi. È buona come l'acqua. È come l'acqua. Guarda, la prendo io, eh? Lo vedi, Ni? Hai visto? Alatto! Ora mica la tarella, ricetta per questa medicina, la tarella. Incarico di batter la rimessa in gioco al terzino e tre ricalci in questi istanti, a mezza altezza verso Maestre Lì, che di testa cerca di inviare verso Anderson. Però pure voi, Mario, da portare proprio per casa sto traffichino, eh? Che esagerata, mo! E che c'entra traffichino, scusate? Voi se ce l'avete con qualcuno campate tranquilla, vero? Per carità. È il carattere dolce, te lo raccomando. Lo sapete benissimo perché l'ho portato qua, perché mi ha aiutato. Non fate finta di non capire. Mi ha aiutato per mia figlia. Ecco la frutta, signora Magdalena. Ecco, grazie. Forza Roma. Forza Roma. Tu sei diventato romanista, mo. Ammazzate che è impunito. Cerca andartene, cammina. Tutte sanno da vedere. Voglio che conosca Spartaco, perché signora così voglio dire a Spartaco se è vero signora che mi ha aiutato. Magdalena. Ve convincerete, perché di me non vi fidate mai. Venga giù al ma se può vivere così? Ma che bello, ma che siete matto? Ma c'è anche bel freschetto. Ma è proprio matto, sa. Non ci posso venire perché c'ho i tacchi alti, c'ho, capite? Non abbia paura per i tacchi, ne vengo incontro io. Andiamo, date retta a me, venite su. Venga giù. Che lagnoso che siete, ma vengo, c'ho i tacchi alti, mi fate fare una faticata. Ne vengo incontro io. Meno male. Ti assenta, non farci male. Vengo io. Ti assenta, ma mica viene fa cascare. Eccola qui. Ma che siete matto a scendere queste montagne con i tacchetti che ne sono messi? Non sente che altra aria che c'è? Di ma qua. Che aria c'è? Se crepa di caldo qua. È un'aria più buona. Non mi fate cascare, sa? Non mi fate cascare. Guardi che bel verde che c'è qua d'acqua, no? Ma dove? Come dove? È la natura. Ma noi ce la sappiamo a memoria, sì, figuratevi che divertimento. Allora perché state a marzire nelle case? Qua si cammina bene, su. C'è ombra e frescura. C'è ombra e frescura? Mannaggia, qui c'è un monnezzaro. Ci stiamo a infrattare come le fai, io lo butto. No. Non mi buttate qui sotto, non mi fate scherzi, abbiate pazienza. No. Ma che... Oddio. Non ne vieni perché sennò cade, eh? No, allora fatemi levare una scarpa, ce l'ho piena di sabbia, abbiate pazienza. Non mi buttate di sotto quanto è vero, ve ci porto con me, eh? Se no cado anch'io. C'ho abbastanza forza, ve ci porto con me, eh? Va bene! Fatemi levare una scarpa, allora. Mannaggia, ce l'ho piena. State a vedere se vi dico una bugia. Guardate che roba. Bella terra, bella. Mi tocca lavarmi i piedi, ma tenete... Ma
eccellenza. La tengo. Ah, quanto è freddo! Oddio, mi si è fermata la digestione. Proprio bello qui. Oddio. È quasi meglio del naviglio. Questo è mezzo matto. Ha fatto bene a venire, bravo. Ah, che roba. Avevo proprio bisogno. Di che? Di stare solo con lei 10 minuti. Ah, sì? Perché? Perché mi volevate di grazie del regalo che vi ho fatto, sì? Che sta dicendo? Come va? Funziona bene? Cammina? Quanti chilometri fa allora? Non capisco cosa vuoi dire. Oh, poro ciccetto. Sentite, vi posso dare un consiglio? La dovete tenere tanto da conto. Gli dovete fare un bel partoncino, così non si bagna. Perché se va a giocare, un'altra frescona come me ne la trovate più che va a conto. Capito? Senta, non credere mica che io... Io no, per carità, chi ce pensa? No, sul serio. Ma che mi importa a me? Che mi importava di dove andavano a finire i quadrini? Avevo capito benissimo. A me mi interessava soltanto ad ottenere quello che volevo. Datevi una pettinata, siete scapiate. Sì. Lei è veramente simpatica. Ma lo so, me lo dicono tutti a me, che sto simpatica. Non si resiste alla mia simpatia, che ci volete? E allora va, non faccio la cattiva. Tanto buona io, sono pezzi di pane. Qui sono obbediente, sapete che c'è. Si sta tanto bene qui, un bel pranzo, un bel sole. Ci vorrebbe... Una ragazza, lo so, ma io ve l'ho invitata, non l'avete portata voi, Sì, mi metta, non è mica la mia ragazza. Ah, sì? Beh, Dio mio, siamo stati molto tempo insieme, ricapiterà forse, ma per ora... Ma vi siete lasciati, Io? Io non ho lasciato nessuno. E se le dicessi che è colpa sua? Ecco. Ma che c'entro io, ma che mi fate scherzare? Invece sì. Beh, sentite, se volete parlare sul serio, parliamo sul serio. Se volete scherzare, io l'ho vista 2 volte insieme a voi e poi non... Eh già? Oh, vedi un po', sarebbe gelosa. De me. E raccontatemene un'altra, no? No, su una bella ragazza come quella che gli faccio io. No. Beh, se per questo, perché ne crede che una ragazza non possa essere gelosa di lei? No, non dico questo, ma insomma... Ma senta un po', suo marito non le ha mai detto... Sì che mi ha detto, a voglia se mi ha detto. Questo speriamo che vincano! La Lazio! La Roma, cominciamo a litigare qui pure, La Lazio! Non fate scherzo! Vabbè, guai, chi non vince la Roma? La Roma, la Lazio, quello che volete! Oh, così va bene! Fatemi sentire che dici, state zitto un momento! Si capisce niente da qua giù, mannaggia! Così va molto! No, così non va bene per niente, per favore. E statevi fermo, piantatela, no? Che io? Ma tu guarda che faccia da lenza che c'è. Ma siamo giusti. Siamo giusti, sì. Io mi sono occupato della bambina. Ecco. Ci ho rimesso la mia ragazza. Vi siete comprato la lambretta, ma che volete di più? Andiamo, non me la fate di grossa, mo, Mamma, però che lenza che è questa. Che figlio della donna! Sì. Allora, io me la sono che brava! Ah, che bepossino! Bella la vita, eh? Già, la vita è bella. Sarebbe bella. Ma si vive una volta sola, abbastanza poco e abbastanza male. Cosa credi? Io so che le va bene suo marito e sta bene. È contenta quando è con lui e con la bambina. Però so anche che oggi... In questo momento, noi stiamo bene qui insieme. E perché non dovevi dirlo? È vero? E poi ci siamo capiti perfettamente noi due. Ci sta bene qui. E io ho una gran voglia di abbracciarla. C'è qualcosa di male a dirlo? Non vedo. Mia madre, per esempio. Mia madre, che oggi è una vecchiettina. Se da giovane si fosse lasciata qualche volta abbracciare da qualcuno, così al sole, in riva al fiume, invece di stare lì a tormentarsi e pensare a quale sarebbe stata la mia vita da grande, beh, oggi forse sarebbe meno triste per vedersi passare le giornate così mentre mi lamento i calzini o mi lava quelle 4 camicie che ho. Mia madre, tutte le cose alle quali ha rinunciato le ha tradotte in speranze per me. Poveretta. E oggi anche lei, come mi metta, tutto il giorno non fa che dirmi datti da fare, datti da fare, datti da fare. E io mi do da fare. E lei lo sa bene. Oh, non mi lascio scappare niente di quanto mi capita sotto mano.
Non mi faccio nessuna illusione. Ma non voglio avere nessun rimpianto. Ho ragione, Maddalena? Lei adesso non... Non mi faccia finirla domenica così, tanto le formiche che danno sulla sabbia. Maddalena, senta. Non ho mai provato a lasciarsi andare qualche volta. A fare... quelle cose un po' assurde che si fanno così. Una volta ogni tanto, senza pensarci molto. Senza darci troppo peso, come fanno i ricchi quando buttano via il denaro. Sono le cose più belle. Sono le allegrie della vita. Sono tutto. Sa che in questo momento con questa luce lei ha gli occhi celesti? No, sono verdi, come l'acqua. Cambiano. Sarà il riflesso. E adesso sono chiari chiari e pare che ridano. Andiamo, va. E dite delle scemenze pure voi. Sì. Guardate qua. Mi sono sporcata tutta proprio. Perché si è alzata? Perché devo andare via, devo andare. Volete restare voi a contare le formiche? E restateci se vi fa piacere. Volete che vi mandano mi suocera? Vi aiuta un pochetto, no? Namo? Che fate? Venite? Vi volete far bagno così invece calmano i bollenti spiriti? Namo, su, andiamo a vedere sti provini, eh? Namo, su, muovete un pochetto, no? Poro scapione, mi è andata male, fa niente. Andrà meglio un'altra volta, non ci pensate. Oh, la giacca, scusi. Allora, se vuol vedere il provino, venga a Cinecittà, al montaggio, eh? E chiede di Iris, va bene? Sì, grazie tanto. Arrivederci. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Vuoi la scarpa, ne ce ne vada? Signorina mia, mo' faccia vedere. Per carità, signora, mi creda, è impossibile. Ci sono venuta fino a qua. Ma signora, una strada a me mi fa prendere. Ma chi mi vede? Mi metto da una parte. Per carità, Annella, diglielo un po' tu. Ma abbia pazienza, all'oscuro sta a me. No, è impossibile, signora, mi creda. Oddio, dove sta lei? Ma io l'ho vista da qualche parte. Sì, sì, io l'ho vista. Non l'ho vista, ma aiuti, signorina. Oddio, che ti vergogni? E mi avrà vista al cinema. Ah, al cinema sul telone, è vero, eh. Per film romano, tanto carino. Come si chiamava? Sotto il sole di Roma. Quanto era carino quel film. E lei che piava con lo schiaffone, no? Quanto mi sono divertita. Dai, ricordimi. E lei le piaceva tanto. E mo
Ma che fatti? Lavora nel film con la tua mia? No, signora, non faccio più il cinema. Sono piegata qui. Lavoro al montaggio. Ah, lei ne fa più? No. E perché? Signora mia, io non sono un'attrice. M'hanno preso una volta, due volte, così. Perché ero il tipo che serviva a loro. E veramente mi ero pure un po' illusa. E ci ho rimesso l'impiego col fidanzato che c'avevo. Ma sai che gli dico? O essere attori sul serio, de professione, o meglio non illudersi per niente e avere un mestiere. Mi dispiace queste cose a lei, che mo ci spera. Può darsi pure che ha ragione, eh? Io ci credo poco, perché ne so venuti fuori tanti dei disgraziati con queste illusioni del cinema. Io poi che mi ero messa in testa ad essere tanto brava, tanto bella, eppure, eccomi qui, sto al montaggio. Più nessuno mi ha chiamato. Ma mica per tutte sarà uguale, signorina, no? Sarebbe un guaio di niente. Sarebbe un guaio grosso, senza rimedio. Ci ho puntato tutto su lei. Mi dispiace. Signora, stia tranquilla. Vedrai che è tutto bene. È tanto carina. L'ha visto il problema? Sì, l'ho visto. E che ha visto? Signora, non lo faccio vedere. Signora mia, come faccio? Come faccio? Come faccio, signora mia? Nella, che ne dici? Mandiamo proiezione. E va bene, prova, la signora ci viene là. Ho detto dietro a lei, signore, sia buono. Tanto caruccio. Ci sono al mondo chi non ha il fuoco, chi non ha il lago, e quando soffrerà la montagna, sentono strati. Via, fuggi subito, brutto invernale. Puta mia! La vedi quella? Quella che stava da fotografo vestita da ballerina, la ricordi? La vedi? Sì, l'ho vista! Poi mi mostri che ci cacciano via. Come si chiama questa esatta? Questa è Maria Cecconi. Eccotemi. Io tu sei piccola, lontana. Ok. Andiamo a spegnere i candeli, è vero. Soffia, soffia. Beh, aiutiamo. Soffia. Forza. E che fai, gna fai? Vieni, c'hai tanto fiato a casa, l'incendio. Mamma mia, mi fai star male. Ma insomma, veramente, facci per te, va. Ma siete... Vedi, dimmi pure fate, pure te. Chi l'ha portata, Gloria? Lo sa io, no. Forse lui, a Novarsi, ne sapeva la testa, l'hai portata dentro. No, non proprio. Ma cosa che... Io l'ho soltanto indirizzata perché la madre mi ha chiesto... Va bene. Ma c'è la poesia. Beh, quella la dici bene, lo so. Venezia, Venezia l'ultimo è venuta, lustri, ma tu sei perduta. Volve in furia, parti, mangi un ponte, senza bandiera bianca. A piagni, mo ti sei messa? E perché ti sei messa a piagni, eh? Ti hanno divertito, sentimi. Ma forse, forse fai ridere. Thank you.
Stanno a di male, stanno a di. Ma perché si divertono tanto? Perché? Che c'hanno da divertirsi? Ma è una nana, proprio, ma guarda. Non la faccio, non che è questa esagerazione? Ida, ferma la proiezione e ricominciamo da capo. È davvero. È divertentissima, scusa, quella francese, zagata. Ma quella non è una bambina, è una nanna, nel 25, è stata a scuola con me. Voglio rispettare che c'hai 30 anni. Bene. È bello, e lei da fare un po'. Per me è un provino controproducente. Ah, ecco, controproducente, ho capito. Scusi se le dico il mio parere, ma a me pare che sia una pellicola sprecata quest'ultimo provino. Io avrei capito immediatamente che la bambina veniva fuori in quel modo lì. Beh, io già gli ho detto, mi sembra. Senta, lei si chiama Novazzi, è vero? Lei ha fatto il soldato. Beh, si alzi in piedi. Bene, fianco sinistro. Fianco sinistro! Avanti, marcia. Voi, via, fuori, fuori. Se ne vada, se ne vada perché... Scusi, Blaset. Ma Alberto, ma se continui così è un disastro. Non ti posso più far lavorare. È inutile, hai perduto pure il posto. Lascia che mi scusi. Fai peggio. Senti, di per giusto con una stupidaggine simile si rimette il lavoro io. Lascia che gli spieghi, ma mi scuserò con lui. Fai peggio, come fai peggio? Ma è una cosa simile. Vede, Placetti, avevo ragione, io abbiamo perso tempo, denaro e pellicola. Tempo, denaro, pellicola, stati un po' zitto e salute, eh? Tanto che la salute l'abbiamo persa noi, che sono due settimane che ci stiamo massacrando per trovare questa bambina. Nel suo interesse, però lei ci viene a dire che abbiamo perso il denaro, abbiamo... Senti, Filippo, fammi il piacere, avete riso fino adesso. Vai a vedere che succede là, dai. No, lei mi fa passare, lei mi fa passare, no! Non si può passare. Me lasci sta, sa, non si può. Me lasci sta, non mi mette le mani sotto, sa! Guardi, signora, si calmi, perché tanto non c'è perché niente. Perché se può parlare con il regista, dove sta? Ma cosa gli vuol dire? Cosa gli voglio dire? Che ci avevate da ridere sta ragazzina? Le fa tanto ridere. Dove sta il signor? Eccolo là. Signor Blasetti, abbia pazienza, lei che... Dopo, guarda. Me lasci passare, me lasci passare, dico! Scusi tanto, signor Blasetti, scusi tanto, ma io stavo nascosta lassù in cabina, dove fanno... Ho sentito ridere tutte ste risate. E che ci avevate da ridere? Ma vi fa tanto ridere sta ragazzina. Sta tranquilla. E guardatela, è una ragazzina come le altre. Ho sentito perfino di uno che è una nana, ma... No, no. Ma che maniera è questa? Non ci avete rispetto dei sentimenti degli altri, proprio. Non ci avete nessun rispetto dei sacrifici che uno fa. Ne ho fatti tanti, signor Blasetti, per comprare sto vestitino, tutti sti sacrifici che io non ho fatto. Sia tranquilla, signora, sia tranquilla. E quell'altro, signor Annovazzi. Quello sta, signor Annovazzi. L'abbiamo cacciato a caccia. Ha fatto bene, guarda. Lei è una persona che capisce, ha fatto proprio bene. La signora bello, bravo. Ma come si può sapere che stanno una notte in proiezione? È un'altra povera. Signor Blasetti, signor Blasetti, abbia pazienza, ma non mi va a dire così. Senza un po' di speranza, signor Blasetti. Vedi, Carlo Tavarelli? Ecco, questo è il cinematografo, visci che stanno facendo e la combiniamo noi. Gloria, avanti, vieni qua. Però se non si può certo stare a preoccupare delle mani. Isa, rimetti poi il numero 7, mi pare che sia la stessa. Ma Cecconi, vieni che faccia presto. Io rivedo il provino, lo rivedere da Tonevi, no? No, io lo rivedo anch'io. Certo, un cane simpatico, la nana, eh? Bene. La nana, tu farei i giganti? Vediamo. Con il modo Placetti si ricorda che io sono del nord, milanese, non vado mai da Tonevi. Da Tonevi, no, io in ufficio. Ma da Motta? No, in ufficio. Adesso silenzio. Oggi, domani e mai, il provino 7. Thank you.
No. Aiuto! Bisogna trovare subito quella bambina, quella che ha fatto il provino, quella che ci faceva ridere, come si chiama? Cecconi? Benissimo, la Cecconi, immediatamente, perché Blasetti la vuole. Blasetti a me mi ha mandato via, io non c'entro più niente. No, non fare lo scemo, non fare lo scemo, bisogna trovare assolutamente questa ragazza. Te la vai a cercare tu, guarda, ti do l'indirizzo. Via Alberto da Giussano 4, ciao. Se tu me la trovi e se facciamo il contratto stasera, ti prometto che ti faccio lavorare nel film. Giura? Lo giuro, parola d'onore e parola di Vittorio Gloria. Allora ricordati, al prenestino. Via Alberto da Giussano 4, io vado avanti in Lambretta, prendi la macchina e seguimi. Da Giussano 4? Sì. Va bene, vai. Ciao. Orsini, su, vai. Orsini, su. Contratto è pronto, firmato da, già dal produttore. Basta solo la sua approvazione. E abbiamo i migliori attori. C'è Coso... Ah, e quell'attrice americana. La Lara Turner. E se non viene lei, ne viene una migliore, eh? È quello che dicevo io. Ma scusa un po', forse noi gli stiamo parlando e lui non interessa perché... è preoccupato per la moglie. Ma moglie, stia tranquillo, sua moglie tornerà, mica la bambina. Lei è preoccupato per sua moglie? Ma ci penso io. Guardi che noi alla questura stiamo così. Guarda Orsini, vai immediatamente a via Genova. Parla col commissario Giusillo. Sì. Vai a nome mio, dici che ti manda Vittorio Glori. Gli dici che ho bisogno di un piacere. Trovano perfino le annegate. Lasciamo stare con la questura, lasciamo stare. Zone, lascia andare la questura. E poi mo verrà mia moglie, sta matta, ha voluto fare tutto la testa sua. Mi piacerebbe proprio sapere verità. Ho lasciato pure una persona tua che mi avvisasse quando arrivo. Accomodatevi, accomodatevi. Orsini, tu vai dove? Possiamo parlare a noi del contratto. Benzi. Allora, con la presente privata scrittura assumiamo la bambina... Maria Cecconi. In qualità di protagonista assoluta infantile. Don Barbaro! È arrivato, venga su! È arrivato! Amata lei. Aspartaco, non la svegliate la ragazzina. Non la sveglia. Lo fate passare che... Non male che è arrivato. Fa tutto tempo che il marito va a fare. Marita c'ha gli occhi rossi. Ha pianto. Beh, Madalena, che ti è successo? Ci sei riuscita, no? No. Per una volta che c'avevo ragione, te ci metti pure a piangere. Fa famelo sto contratto. Se no ci resta una cosa sua, sa. O firmiamo quel contratto, o andiamo a dormire tutti per strada, sa. Ci ti metti a piangere. Eccola qui, la nostra Greta Garbo. Andiamo, signora, firmiamolo sto contratto. Si tratta di una firma sola e qua glieli do 250.000 lire subito. Altre 250.000 fra 8 giorni, altre fra 15 giorni. Immediatamente le posso fare la prima rata, gliela do subito. Dov'è il libretto della sinistra? E tu, Alberto? Non ce l'ha, sarà giù a Cerecittà. Torno subito, immediatamente glielo do. Sono 2 milioni, lei capisce, 2 milioni che lei prende. E poi una migliorata di lire al giorno. Nessuno gliela leva, fra cestino, tutta sta roba qui. Guardi, lei non può dare un calcio alla fortuna. È una cosa che capita una volta sola nella vita. Le faccio la cortesia, ma la firmi. E vabbè. E come la volete, la ragazzina, coi capelli ricci o coi capelli tesi? E da fischia all'essere per da Gaia, come vi farete di più? Non vi siete divertiti abbastanza, tutti. Quanto mi dispiace, perché mi piaciate. Non l'ho messa al mondo per far divertire nessuno. Per me suo padre è tanto bello. È tanto bello. Andatevi che va, svegliate. Andate via da qua.
Aspetta, che aspetti? Addio a sti signori, che tufiano lo farà mai il cinema tanto. Cacciali via, Spartaco. Cacciali via, Madalena, ma senti. Ma se non c'è niente da fare. La conosco bene. No, arrivate per contratto. Andatevene a Cinecittà. Mi dispiace. E voi che state a fare? Sempre tra i piedi, me state. Ah, sì, noi ve stiamo sempre tra i piedi, E voi, con tutte quei cacciare che combinate. Dico solo la portiera. Parlate avrò piano. Diritto di dire a ste povere fie quello che succede dentro una casa dove io faccio la portiera. Sì o no? State zitte, c'ho la miseria che dorme, state per zitte. Namorate qua, ragazzina, dorme. Ma sorella, fatemi il piacere, portatevele via tutte ste balene. Ma adesso siamo balene, va. State per zitte, state per zitte, c'ho la miseria che dorme, andatevene un po'. Filata, andiamo, andatevene via. Scelta, piano. E te che sta a fare qua? Spatta giù, andiamo, cammina. E tu bisogna che la smetti. State zitte, ma manna chi te pare, manna c'è un nonno, tu zio, oh, vattene un po', guarda sta donna. Non ci vuoi sperata, ignorante. Che figura faccio col produttore con tutti? Ah, e se n'è andato pure Orsini con la macchina, come ci andiamo a Cinecittà da Prenestino? Ah, niente, ti porto io la meta. Ma che ti fa bene, sbrigati. Che aspetti, Spartaco? Io guarda, a costo di ammazzarmi di lavoro, a costo di far venire il diabete a tutta Roma. Non ti preoccupare, Spartaco. Non ti preoccupare. Oh, sentimi. Cosa? Burt Lancaster? Quanto è simpatico, quanto è simpatico. Ma dai, è molto conce da vivo, Che non si può più scherzare, mo.